Aiutaci a crescere sempre di più. Clicca sulla campanella, iscriviti e metti mi piace. A voi non costa nulla, ma se lo fate, ci aiuterete a crescere e a produrre nuovi contenuti. Discorso a due è il titolo del libro del professore Salvatore Abbate, docente del Liceo Artistico di Cetraro, e dell'architetto Carlo Andreoli. Presentato nell'Aula Magna Amedeo Ricucci, il libro è una raccolta di 50 disegni fatti a matita durante il periodo buio del lockdown. I disegni, come già ho detto qualche volta, sono nati nel periodo del lockdown e soprattutto durante il periodo della DAD, e quindi contengono inevitabilmente tutte le ansie, le paure, le insicurezze del futuro mie, dei miei allievi, ma anche del mondo esterno. E nascono molto spontaneamente, perché i miei disegni nascono da un segno che poi si articola in altri segni per complicare e articolare una forma che è molto astratta, che però contiene dei risultati figurativi molto intensi, proprio per il carattere che ha dei contenuti del lockdown. Che cosa dire? Quando mi sono rivolto a Carlo Andreoli per consegnandogli questi 50 disegni, più di 50 disegni, e mi aspettavo un risultato unico, un qualcosa che contenesse un po' gli aspetti complessivi di tutti i 50 disegni. Invece, con mia grande sorpresa, mi è stato proposto questo bellissimo discorso a due, che analizza i disegni uno a uno, e quindi veramente io penso che sia stato un lavoro molto faticoso, un lavoro intenso, perché è un lavoro che è andato a catturare ogni piccolo particolare, e soprattutto la cosa bella è che è un altro punto di vista che è diverso dal mio, quindi una realtà completamente diversa, nonostante tutte e due abbiamo vissuto questo periodo così intenso. A moderare l'incontro la professoressa Giovanna Grambone. Intervenuta anche la professoressa Federica Toscano, docente di storia dell'arte presso i licei. La prefazione e il commento ad ogni opera sono a cura dell'architetto, scrittore e critico d'arte Carlo Andreoli. Si tratta praticamente di un lavoro che si è proposto come occasione durante la pandemia. Mi vennero appunto recapitate dal maestro Salvatore Abbate una raccolta di 50 disegni a matita che furono eseguiti appunto durante quel periodo molto particolare, e ritenni appunto di accompagnare a quel lavoro estremamente di qualità che aveva seguito Salvatore Abbate con un mio commento puntuale di ogni disegno, e quindi questo in un certo senso propose appunto l'idea non di un dialogo vero e proprio, ma di un discorso autonomo e parallelo, uno per immagini e l'altro invece è fatto appunto con un commento critico. E da questo poi è venuto fuori una pubblicazione che secondo me è abbastanza interessante, sia perché documenta in maniera assolutamente essenziale un periodo particolare che tutti abbiamo vissuto, ma soprattutto dà modo anche di vedere come un artista che vive e lavora nell'ambito della scuola, ma anche del proprio laboratorio artigianale, sia riuscito a interpretare quel periodo particolare attraverso questa serie veramente notevoli di 50 disegni eseguiti a matita.
fatto. Io ovviamente ho avuto durante il mio percorso di lavoro, io mi occupo d'arte oramai da più di 25 anni, ho avuto diverse occasioni di elaborare dei cataloghi d'arte, ma in questo caso devo dire l'ho fatto anche con una buona dose di volontà personale, perché entrare, diciamo così, nel mondo, nell'esperienza, nel segno grafico di Salvatore Abate si è rivelato per me molto congeniale, nel senso che appunto riuscivo a penetrare all'interno dei suoi lavori, offrendo certamente una mia personale interpretazione che non pretendo voglia essere esaustiva, ma soprattutto mi ha fornito l'occasione, diciamo, di fare in un certo senso una autoanalisi anche mia personale, nel momento in cui appunto vagliavo quelle che erano le sue sensazioni. Per l'occasione nell'aula erano presenti i docenti e tutti gli alunni del liceo artistico. Thank you.